Ci ho messo un secondo a stoppare, a mettere a registrare per fare la partita Sassuolo contro Juve. Gioco nella Juve, ho giocato sempre nella Juve da quando gioco queste partite nella Nintendo. Forse una volta ho giocato contro, ma penso proprio di no. Sassuolo! Sassuolo, saboto il Sassuolo! Stavolta saboto il Sassuolo! Io quasi sempre saboto il Sassuolo perché giocando nelle big, oppure giocando nelle due partite contro le squadre scarse, Sassuolo contro Empoli, per esempio, se gioco nell'Empoli. Ecco perché gioco contro. Metto a Chiesa che l'hanno messo qua di turno in riserva. No, dove l'hanno messo? Dove sta Chiesa? Cioè, Chiesa in riserva, ma Chiesa è di sinistra. Questo hanno messo pure Miretti e Gatti, o Gatti ce lo metto titolare invece. Passo di Bonucci che se n'è andato, Quadrato pure se n'è andato e ci metteva quello a fianco. Chi era quello a fianco? Miretti che però c'è una campi... Che sto facendo? Miretti no, Miretti no. Posso di questo ce lo metti. Vabbè, questo non ci sta capendo niente. Miretti lo metti al posto di questo, Miretti. E al posto di Zakaria ci metti un altro attaccante, ci metti Danilo. E Rabiot lo fai giocare stavolta al posto di McKennie. Alessandro, Bremer, Szczęsny, panchina, Zagari, Artur Pellegrini, non so se qualcuno di questi se n'è andati, eh. Non so se qualcuno di questi se n'è andato, eh. Comunque non fa niente. Fa poco, insomma. Dusan Vlahovic, il numero 9 della Juve. DV 9, Dusan Vlahovic 9. Come CR7 Cristiano Ronaldo numero 7. No, aspettate un attimo, ragazzi. Quello c'è un problema. Quello c'è un problema. Scusatemi, scusatemi, ma la partita non è Sassuolo Juventus. La partita è Juventus Sassuolo. Quindi io mi devo mettere, non mettere a perdere tempo, devo mettere casa, ci sono. Vabbè, tanto non le so le formazioni, quindi è una cosa diversa. Però era più bello giocare a Reggio Emilia. Non fa niente, dalla prossima. Oh, e che cavolo, perché si mette da solo quello? Sassuolo. Che no, Di Maria l'avevo tolto e ci avevo messo a Chiesa che sta qui. Fagioli pure ha messo quello lì. Proprio via. Poi abbiamo messo al posto di Zaccaria Miretti. Poi Gatti l'abbiamo messa al posto di Bonucci, posto di Quadrato, non mi ricordo che ci abbiamo messo. Danilo, mi ricordo. E Quadrato lo togliamo tutto quanto e ci mettiamo a Fagioli. Che mangi Fagioli. Posto di McKennie ci avevo messo Rabiot e poi ho fatto le formazioni. Va bene. Queste erano le formazioni, se non mi sbaglio, se... Ho messo qualcosa di diverso, non fa niente. Stavolta l'ho messa a fare dribbling con Chiesa. Che tiro potente di Federico Chiesa. Siamo all'Allianz Stadium di Torino per Juventus Sassuolo. Perché ha solo Juventus e fino a 4-2 a Reggio Emilia. Oh, che penso si spia questi passaggi lunghi. Vabbè, perché la Juve è venuta qua, si doveva caricare, doveva vincere per superare l'Inter e col primo gol. Rigore! Calcio di rigore! È rigore! Fallo di consigli! Dov'è? Dove lo tiro? Dove lo tiro? A destra. Dai, facciamo così. L'ho spiazzato al quarto minuto con il rigore bianco-nero in vantaggio con Dusan Vlahovic. E io non ottengo quasi mai un rigore. Era quasi c'era, si poteva prendere questa per consigli, però era un po' più angolata, quindi si doveva per forza tuffare bene per prenderla. Eccola, è caduto da solo quello. Che tacco! Che tacco per Locatelli! Mamma mia, che passa! Ci manda fuori aria! E non tira. Ok, allora la ripartenza del Sassuolo che vuole è pari. Ah, la devi passare.
Che palla! Vabbè, questo che sbaglia da solo affiando avanti a consigli. Bam! Sto facendo troppe scivolate. Questa qui è un fattore che è venuto il tasso della scivolata con l'ha fatto il contrasto. Per poco, se la prendevo. Ma l'ho presa, l'ho persa. Mamma mia, sto capendo niente. Ci sto a capire niente. No, il pari del Sassuolo no. Il pari del Sassuolo no. Godo. Veramente. Ci sto facendo attaccare il Sassuolo. Oh, sta segnando il Sassuolo. Ya, stava segnando il Sassuolo. Ci rendiamo conto? Il Sassuolo a Torino all'Allianz. Vabbè, che una volta il Sassuolo ha vinto 2-1 all'Allianz. Però, dico, è capitato. Mica si risuccederà. Come fai a sbagliare? Come fai a sbagliare? Come fai a sbagliare? Clamorosi questi errori sono clamorosi questi errori. Uso per fare la scivolata. Sono scontato contro il mio giocatore di squadra. No, ho sbagliato. Dovevo passare un altro. Quanto? Perché hai fatto grosso questo? Io l'avevo passata bassa. Vabbè, ci metti la in mezzo. Non c'è nessuno in mezzo. Ma non c'è nessuno in mezzo. Capito? Non c'è nessuno in mezzo. Immaginatevi finisce così, 1-0. Mi andrebbe bene lo stesso. Ma se teniamo la voce era interessante. Questo non lo sa manco lui come l'ha presa che stavo davanti io. Devi fare questi filtranti del cavolo? Non lo so, veramente. Cross, godo, fuori gioco. Guardate, i tifosi del Sassuolo! I tifosi del Sassuolo stanno là! Questa è la passata da Szczęsny. Guardate dove sto andando, ci sono i tifosi del Sassuolo! Zero verdi! Zero punti! Farete zero punti! A Torino zero punti! Che tra l'altro hanno perso sia contro il Torre sia contro la Juve, questi qui del Sassuolo a Torino. Perché hanno giocato andata a Torino sia con la Juve sia con il Sassuolo, però contro il Toro allo stadio comunale, invece contro la Juve all'Allianz. Perché vengono due stadi diversi, anche se giocano a Torino tutti e due. Perché queste sono due squadre di Torino. Finito il tempo. Ah no, 2 minuti di recupero ha dato. Cioè io dico, l'ho presa io, fammi dare un poco di vantaggio. Questa è l'unica occasione. Ah, le uniche due sono. Le uniche tre. Le uniche tre. Cioè, ho tante occasioni, non so quasi mai viste il primo tempo. Io ne ho visto dei highlights soltanto una, perché che squallore. Questo primo tempo un'occasione. Che ha combinato questo Miretti? Non mi ricordo come si chiama Miretti. Guardate, così al Sassuolo, ma li tengo a fianco, quindi li vedo piangere se segno qui. Devo segnare un gol in questa porta, mo. Maronna, che contrasto! Passala! Ma perché devi fare innervosire? Questo non esegue i comandi, io ti ho detto di passare, tu la devi passare. Non devi fare quello che vuoi tu. Ottimo contrasto bianco-nero. Per la rimessa è del Sassuolo. Devi tirare. Io ho detto tira.
sbagliare, ma vedete perché? Io dovevo giocare nel Sassuolo. Ma no, veramente, ragazzi, non è possibile che Chiesa, uno dei giocatori più forti della Juve, sbaglia a porta vuota così. Non potete dire che non è a porta vuota, quella non è a porta vuota. Questo l'ha passata al posto di passarla al compagno, questo l'ha passata al portiere. Veramente, perché devo soffrire contro queste squadre? Sì. Perché devo soffrire contro queste squadrette? È rigore, oh, è rigore. Ha fatto fallo, che è? Questo imbroglia. Ogni volta che fanno un fallo me lo danno il rigore. Invece quando il fallo è stupido, non lo danno il rigore. Prima quello era un fallo stupido. Io non l'ho visto come fallo quello prima. Quindi era un gol proprio regalato. Ma io ovviamente ci provo lo stesso perché se era rigore. Se ho visto che non era rigore, ma era rigore, che ci posso fare? Non l'ho fatto. Ma se faccio come per esempio l'altra volta, non mi ricordo come si chiama, Terles Raptor con la Sud Tirol in Coppa Italia contro il Toro, che non era rigore perché non l'aveva toccata con la mano, io con la sbaglio, penso. Oppure dato che sono imbroglio nel gioco. Fuori gioco! Cioè, quello fuori gioco! Mamma mia, questo è come un fuori gioco invisibile, veramente! Che palla! Tira lì! Mamma mia! Dusan! Mamma mia, che gol che ha fatto! Guarda quanti tifosi del Sassuolo erano venuti a vedere 2-0, forse pure di più. L'anno scorso la Juve qui ha vinto 3-0, vediamo se riusciamo a vincere pure quest'anno 3-0. Anche se però a Reggio Emilia ha perso 4-2, 1-0 due volte. Cioè una volta 1-0 e 2-8-2, sta dicendo ha perso due volte su due negli ultimi 2 anni. Cioè, questo idiota, al posto di pensare stiamo perdendo, ci vogliamo muovere, la butta fuori. Quindi si vede che questo vuole perdere, è venuto qui per perdere. E per regalarci i punti per farci vincere lo scudetto. Gol, l'ho presa. Questa è la palla presa della vittoria per la Juve. Perché fai passaggi lunghi? Mi fa arrabbiare sto fatto. Ma io devi fare una scivolata a questo, tipo, oppure a questo, e spezzargli una caviglia dal mento della rabbia. Godo fuori gioco, come sono contento, come sono contentissimo. Fuori gioco, questo è millimetrico. E so 3, rabbio, che vi ho detto, questa partita mi va l'anno scorso 3-0, non è manco finita. Guarda, lei sono dei tifosi del Sassuolo, che uno non sta risultando. Io pensavo veramente di sbagliare, perché con la tira dei tiri orribili ogni volta. Me la faccio finire così, ma pure se prendo la palla. Bam! La spara in curva, regalo il pallone a qualcuno. È finito. 3-0. Vediamo un po' dei lights. Comunque, ragazzi, questa giornata dovrebbe essere finita perché penso che non ci sono più partite. Cioè, veramente basta questa Serie A. Cioè, basta questa giornata. Troppe partite vi stanno. Guarda, questo tiro fuori. Para, tra l'altro parata quella, eh. E rabbio. Ragazzi,
spero che vi sia piaciuto. La prossima volta faremo un'altra partita. Comunque, ora aspettate un piccolo secondo perché io devo vedere un attimo una cosa per curiosità. Ok ragazzi, volevo assicurarmi che la giornata di serie era finita. Sto un attimo controllando. Sì, allora, tutte le partite di Juventus Sassuolo. La prima partita della prossima giornata. Aspettate un attimo, un piccolo secondo. Non riesco a capire perché nella giornata 21 giocano solo queste squadre. Ah, sapete perché? Perché Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio giocano la Supercoppa e le altre squadre giocano il campionato. Quindi era direttamente saltata un'altra volta la giornata. Infatti, giornata 21 a casa viene fatto Bologna-Fiorentina, poi Torino-Lazio, poi Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta, proprio a caso queste partite. Ecco perché è stato spostato tutto. Vabbè, ragazzi, è finita la giornata di Serie A. Spero che il video vi sia piaciuto. Ciao a tutti.